9 settembre, mercoledì 9 settembre 2015, in una distesa, in una radura ortofrutticola, io, Andrea Di Pré, ufficialmente ritorno insieme a questa moderna Beatrice che è Sara Tommasi. Allora, siamo tornati di nuovo ufficialmente Insieme. insieme. In realtà siamo sempre stati insieme, Sì. però purtroppo, esattamente, anzi, più che Beatrice, questa moderna Lucia, perché sembra la riedizione dei Promessi Sposi. Quasi. Non è possibile che due persone che si vogliono realmente bene, che si amano, siano ostacolate in tutti i modi. È vero. Non è possibile. Allora, Sara, comunque questo lo dico a chi ci segue, ai tanti amici che dicevano volevamo venire al nostro matrimonio. Allora, noi ci sposeremo, cioè, i Promessi Sposi, uguale. Se Manzoni tornasse oggi, rifarebbe i Promessi Sposi con noi, Sara e Andrea. Sara Tommasi e Andrea Di Pré, uguale. Io non dico nient'altro, ci sposeremo, ci sposeremo. Siamo 9 settembre 2015. Come possiamo far capire che è il 9 settembre oggi? Come si può far capire che è settembre? Beh, si Ah, no, vede. ve lo dico subito, l'Italia ha pareggiato, ha vinto 1-0. L'Italia ha vinto 1-0 con gol di... Chi cazzo era che ha segnato? Con gol di... contro Malta, ha vinto 1-0 verso la... ha segnato la Roma ha vinto, mi sembra, contro la Juve 2-2. Beh. Sì, vabbè, ma perché so che sei romanista, giusto? Cazzo, ti adoro, cazzo. Comunque avete capito, io vi do notizie, non sono un mago. Allora, Italia Malta 1-0 perché non seguo la nazionale del cazzo, non seguo un cazzo. Cos'è che è successo in questi giorni di strano? Barbara D'Urso è caduta. Barbara D'Urso si è fatta male. Vabbè, comunque è il 9 settembre, beh, vedete che non è un clima festivo. Sara, ascolta. Allora, nessuno, cioè io vi dico solo questo. Se ci volete bene, seguiteci. Se dovete ostacolarci, smettetela di romperci i coglioni perché noi vogliamo sposarci Sposarsi. e scegliamo, in attesa che il dipreismo possa diventare monarchia assoluta, scegliamo Las Vegas per il matrimonio. Perché dico, non c'è rito dipreista, però mi piace quello di Las Vegas. Basta. Gli altri, ma fatevi i cazzi vostri! Fatevi i cazzi vostri! Ma stiamo scherzando! Sara, lascio a te le ultime parole. Mi raccomando, seguiteci, la nostra storia non avrà fine. Ma tu sei troppo intelligente, cazzo! Ma Alessandro Manzoni, dove sei in questo momento? Ma quanto sarebbe meglio che Renzo e Lucia? Di Pre Tommasi. Grazie.